carissimi amici del canale di Luigi, mi raccomando di iscrivervi numerosi e oggi andiamo a visitare il santuario, la chiesa di San Giovanni ad Insulam. Si trova a Isola del Gran Sasso, da cui il nome ad Insulam, in provincia di Teramo, quindi proprio alle pendici del Gran Sasso. Questa splendida chiesa, questo esempio di architettura medievale, chiesa che fu edificata nell'undicesimo secolo. Non si hanno molte notizie di questa chiesa, in effetti non si sa bene quando fu edificata esattamente e da chi. C'era anche un'abbazia, quindi questa è la chiesa abbaziale. Guardate questa porta che si trova a una certa altezza dal terreno, quindi chissà come ci si entrava. Questi sono i resti dell'antica abbazia, che adesso è in rovina, ci sono solamente alcuni resti, ma la maggior parte dell'abbazia non c'è più, però ci resta la chiesa, che tra poco vedremo in tutto il suo splendore. Vediamo ancora i resti dell'abbazia, eccoli qua. E sullo sfondo, oggi un po' nuvoloso, ma vediamo la splendida cornice del Gran Sasso, innevato. Ed ecco qui la chiesa abbaziale di San Giovanni ad Insulam, un bellissimo portale, lateralmente si osservano due bifore, questo è il campanile e la chiesa si trova nella valle del fiume Mavone, come spiega questo cartello. È il fiume che scorre poco più in basso. Vediamo qualche particolare della facciata. Ed è una chiesa inserita nel percorso della Valle delle Abbazie, cioè in questa valle del Mavone. Si trovano anche altre abbazie interessantissime che andremo a vedere poi tutte quante successivamente insieme, quindi anche per questo iscrivetevi per non perdervi le prossime puntate delle abbazie della Valle delle Abbazie. E quindi questa è una delle tante abbazie che troviamo in questa zona. Quindi vi ricordo, un'abbazia fondata nell'undicesimo secolo. Andiamo a vedere l'abside. Ecco l'abside, la parte absidale. Ci sono le catene di consolidamento. Purtroppo non possiamo vedere l'interno, ma all'interno c'è anche una cripta. Non so se da queste finestrelle si intravede qualcosa, no, perché sono chiuse, ma comunque c'è anche la cripta. Ci ripromettiamo di venire successivamente per una visita all'interno. Ciao a tutti!